Felice sicuramente. Stanco pure. È perché anche l'allenatore, oltre ai giocatori, subiscono a distanza di 3 giorni 2 partite di seguito. Che, soprattutto quella di oggi, magari ci si aspettava la vittoria da parte di tutti, perché chiaramente dopo aver vinto con la Vibonese facendo una grande partita, e per quello che ci si aspetta dalla squadra, e questo poteva essere un pericolo. Poi i ragazzi sono entrati un po' a risparmio, avevamo qualcuno che ancora risentiva della fatica di domenica, pertanto è partito un po' molle, e la squadra mi ha risentito, perché noi non possiamo fare a meno della velocità, della cattiveria agonistica dei due in mezzo al campo, non possiamo fare a meno di stare corti ed andare anche senza palla. C'è da dire anche che c'è una squadra, io ritengo una delle più preparate a livello tattico, ordinati, ci vanno ad attaccare alti, perché probabilmente il mister ha visto la partita di domenica e aveva letto dove potevamo. Noi di contro invece non abbiamo fatto niente di quello che avevamo preparato, specialmente nei primi 15-20 minuti dopo, diciamo che loro hanno avuto il predominio, pur non, alla fine non subendo mai un tiro in porta, mentre noi potevamo fare 2 gol, sempre se fare 2 volte, 2 volte davanti alla porta. Che differenza c'è stata tra la sconfitta dell'andata e la partita di oggi? Ti racconto l'aneddoto. Io ho fatto vedere ai ragazzi la partita a sorpresa oggi mentre si pranzava, per fargli capire che il calcio è bello e brutto per lo stesso motivo. Dalle volte puoi fare una grande prestazione, subire un tiro in porta e perdere la partita come l'abbiamo persa noi, perché vi posso assicurare, io sento parlare oggi ancora magari della partita con la Vibonese, no, le sconfitte più brutte sono state quelle con la Gelson in casa, è una di quelle delle 3 più brutte, perché abbiamo fatto tutto noi. Mister Reda invece ha detto che l'episodio clou della partita è stata l'espulsione del loro centrale, la non espulsione di Sané. Io mi sembra che l'espulsione mi sembra ci sia tutta, perché il Carmine mi sembra il Carmine. Sì, ha dato una gomitata a Manolo mentre correva. Però da questo punto di vista, ripeto, devo dire che probabilmente loro non hanno più espresso quel gioco, quel pressing alto che stavano facendo inizialmente. Però ritengo che quei ritmi non li potevano mantenere, pertanto è chiaro che quando poi calavano i ritmi, la qualità dei giocatori davanti, e mi fa piacere che oggi abbiano fatto un gol di Pesce e Fiore, così si aggiungono anche loro, soprattutto Pesce, Fiore è il 7° gol della stagione. In Radio Conaca avevamo detto che la partita poteva essere risolta sulle fasce, potevano risolvere, Fiore e Pesce potevano essere i protagonisti, perché al centro loro vantano 4 giocatori veramente d'esperienza che riescono a bloccare tutti gli spazi. Sì Davide, noi la partita l'avevamo preparata esattamente come è andato poi il secondo tempo, però ripeto, non ci può essere una partita fatta non bene, discreta, se non si corre, se non ci si smarca senza palla, se non si fa movimento senza palla, se non si gioca di prima quando si viene attaccati e pressati da una squadra che ha una buona fisicità, una buona organizzazione. Tutto questo, ripeto, non ci ha fatto fare uno dei primi tempi più brutti da quando, forse più brutto. Ripeto, la cosa bella è che pur giocando male abbiamo fatto 0 tiri in porta subiti e 3 volte non era davanti alla porta. Adesso, quasi 2 con Pesce e 1 con Mofia. Adesso siamo tra le migliori 9, domenica ci aspetta molto probabilmente la Casertana, perché Matera è testa di serie. A livello fisico, a che punto è la squadra? Pensi che possa essere stanca e affrontare un po' stanca questa terza partita in una settimana o no? Guardi, io quando sento stanca un po' mi arrabbio, perché è un limite che noi abbiamo, io ve l'ho sempre detto, la nostra squadra ha dei limiti che non sono a livello fisico. Fanno sembrare poi a livello fisico, ma è a livello mentale, perché molti poi la possono trovare come un'attenuante, oppure subiscono la fatica, ma voi sapete tutti che quando si vince la fatica passa, è il contrario, è quando si perde che si fa più difficoltà a recuperare. E dopo la partita di oggi, stamattina, ho detto ai ragazzi, capite quello che c'è stato già domenica al campo, quello che ci può essere stasera e quello che ci potrebbe essere più avanti. Detto questo, a me vengono i brividi, a voi vi devono venire, noi i brividi di più,
Abbiamo chiesto al presidente che i tifosi chiedano che questa squadra e il suo mister debbano essere confermati. I tifosi chiedono questi, lui non ha risposto. No, io li ringrazio i tifosi, ma è giusto che il presidente non risponda e prenda la decisione nel momento opportuno, come ritiene meglio per la squadra, come sempre detto. Ci possono essere discussioni come ci sono state, ma vi ripeto, per quanto mi riguarda, io penso solo alla mia squadra e a quello che è in campo. È chiaro che poi i discorsi ormai vecchi non servono più a nulla, dobbiamo soltanto tutti, come stiamo facendo, da voi giornalisti al pubblico, ecco, continuare con questa compattezza per giocarci questi playoff alla grande, perché adesso incontreremo squadre che hanno speso l'ira di Dio, mai come quest'anno Casertana, Matera, la Pistoiese che addirittura ha un amatore come Morgi. Insomma, non è facile, ma la partita noi ce la giochiamo sempre contro tutti.